Bentrovati a questa nuova edizione di Golfo News, guardiamo i titoli e iniziamo a vedere quelle che sono le principali notizie di oggi. Partiamo dal Casertano, stessa Urunca, c'è stato un blitz, sono 17 le persone arrestate per polizze assicurative contraffatte. A Castelforte invece una buona notizia, niente rifiuti da Roma, il carico di rifiuti Capitolini adesso è diretto verso Viterbo. A Formia invece dei giovani aggrediscono per futili motivi una coppia di coniugi e sono stati arrestati tre giovani campani. A Latina, finti invalidi, una donna 58enne è accusata dopo essere stata scoperta di truffa. A Marina di Minturno, giornata della memoria, il 26 gennaio un incontro di letture al cimitero militare del Commonwealth. A Minturno invece è in arrivo i contributi per la fornitura semi gratuita di libri di testo. E chiuderemo con un dato allarmante perché a Latina il mercato immobiliare scende del 43%, domani è previsto lo sciopero degli agenti immobiliari e dei sindacati di questo settore proprio a Roma. Ma partiamo dalla cronaca, la notizia che abbiamo detto nei titoli, perché è in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca un'operazione coordinata anche dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che vede coinvolti 45 indagati per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. L'indagine ha consentito di accertare l'esistenza di un'associazione criminale dedita alla commercializzazione su vasta scala di polizze assicurative RCA. Oltre 2.000 i contrassegni perfettamente riprodotti sequestrati adesso dai carabinieri. L'organizzazione si avvaleva anche di un call center collegato ad un numero verde per la stipula di contratti online. Tra i destinatari del provvedimento anche due elementi congiunti al clan Mariniello, operante ad Acerra, e a uno appunto al clan dei Casalesi. La buona notizia che arriva per il Sud Pontino, per Castelforte, niente più rifiuti romani in provincia di Latina. L'indiscrezione pubblicata dal Messaggero viene dagli uffici romani dove si è deciso di dislocare nel Lazio i rifiuti di Roma capitale della città del Vaticano. Il commissario Sottile aveva deciso che una quantità di rifiuti sarebbe comunque arrivata all'impianto della CSA di Castelforte, ma lo stesso titolare della CSA Enrico Giuliano e la provincia di Latina avevano fatto presente al Ministero che l'impianto, quindi tale impianto, non era in grado di assolvere al compito indicato in quanto l'attività dell'azienda si limitava alla selezione e alla cernita dei rifiuti del comune di Castelforte. Dunque, i rifiuti di Roma saranno diretti verso Viterbo, Colfelice e Albano. Almeno per ora Castelforte è fuori dai giri dei rifiuti capitolini. A Formia invece dei ragazzi aggrediscono una coppia di coniugi, motivi sono veramente futili. Nel primo pomeriggio di ieri i carabinieri a Formia hanno tratto in arresto tre giovani e denunciato in stato di libertà altri due minori, tutti di origine campana, quattro dei quali ancora studenti, tutti responsabili a vario titolo dei reati di lesioni gravi e danneggiamento aggravato. I cinque giovani, per futili motivi riconducibili a questioni di viabilità, hanno aggredito due coniugi residenti a Formia, colpendoli con calci, pugni e successivamente, pensate, con un crick. A seguito della colluttazione, sia l'uomo che la donna riportavano lesioni in diverse parti del corpo e adesso, su disposizione dell'autorità giudiziaria, gli arrestati sono in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo. E non mancano neanche nel capoluogo Pontino i finti invalidi che con l'aiuto di medici, per così dire, generosi, truffano lo Stato, togliendo soprattutto risorse a chi
ne avrebbe realmente bisogno. L'ultimo episodio scoperto oggi a Latina, una donna avrebbe percepito la pensione di invalidità come persona non vedente indebitamente, perché sembra che in realtà la donna ci veda benissimo. A stanare l'abuso, gli uomini della Guardia di Finanza. Si tratta di una donna di 58 anni di Latina che è finita nell'inchiesta ed è accusata adesso di truffa. Secondo l'accusa, avrebbe percepito indebitamente oltre 60.000 euro. Cambiamo del tutto argomento perché in occasione della giornata della memoria l'amministrazione comunale di Minturno ha organizzato un incontro di letture condivise che si terrà presso il cimitero militare a Marina di Minturno sabato 26 gennaio alle ore 9:30. All'appuntamento interverranno delegazioni di studenti e di docenti degli istituti comprensivi di Minturno Scauri e del liceo scientifico Alberti. L'amministrazione civica, sottolinea il dottor Aristide Galasso, vice sindaco ed assessore alla scuola, intende dedicare una particolare attenzione ai tragici eventi che vengono rammentati nella giornata della memoria. Il 27 gennaio, appunto, di ogni anno si commemorano infatti le tristi vicende che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno visto milioni di bambini, uomini e donne, in maggioranza ebrei, perseguitati e uccisi nei lager nazisti. Una buona notizia per le famiglie del comune di Minturno perché sono in arrivo i contributi per la fornitura semigratuita dei libri di testo. A proporlo l'assessorato alla scuola e alla pubblica istruzione del comune di Minturno, che rende noto che è disponibile sul sito www.comune.minturno.lt.it e presso l'ufficio servizi sociali la modulistica per l'ammissione contributi riguardanti la fornitura semigratuita di libri di testo relativamente alle spese sostenute per l'anno scolastico 2012-2013. Possono accedere a tale beneficio gli scolari e gli allievi residenti nel comprensorio minturnese, i quali appartengono a famiglie il cui reddito annuo non sia superiore ai 10.632 euro. Per maggiori dettagli su questa agevolazione, vi ripeto il sito www.comune.minturno.lt.it. E domani sarà sciopero a Roma per quanto riguarda la crisi del mercato immobiliare. Poche case acquistate nel Sud Pontino, nel capoluogo appunto di Latina, in tutta la provincia, addirittura c'è un meno 43%. Sono questi i problemi che la Federazione degli Agenti Immobiliari denuncia. Le previsioni non sembrano migliorare, per questo motivo tutti gli associati della FIAP domani saranno in piazza a Roma per protestare contro le decisioni del governo che penalizzano fortemente il settore. Le vendite sono dunque in calo ovunque a Latina, anche nei punti più pregiati della città, che invece fino a qualche settimana fa tenevano abbastanza bene il mercato. L'ultima rada dell'IMU sta dando il colpo di grazia al mercato immobiliare, spiega il presidente della FIAP di Latina. L'allarme è lanciato dai proprietari delle abitazioni, dagli agenti immobiliari, operatori turistici e addetti all'edilizia. Questo settore in particolare continua a perdere forza. Forza lavoro giorno dopo giorno. E questa era l'ultima notizia di oggi, ma vi ricordo che l'appuntamento è come sempre con le nostre prossime edizioni di Golfo News.